Stamattina verso le ore 9 il velivolo qui alle mie spalle ha avuto un problema tecnico e per ragioni di sicurezza ovviamente non ha effettuato il decollo di ritorno. Immagini fuori dall'ordinario questa mattina per chi si trovava sul lago di Santa Croce. Quello eseguito da un aereo antincendio Firebus si definisce ammaraggio di emergenza, ma visto che non si tratta di mare, bensì di lago, verrebbe quasi da dire di allagaggio. Diverse le persone che, quando è accaduto, erano sulle sponde del lago per trascorrere il sabato vacanziero. Ho visto la scena che c'erano due aerei che si stavano uno davanti all'altro, circa una cinquantina di metri, sorvolavano sopra il lago finché uno è sceso a prendere l'acqua perché servono anche per spegnere piccoli incendi. Solo che il secondo non è riuscito più a alzarsi, forse un problema del motore o qualcosa. Questo alle 9 meno un quarto. L'ha visto girare un paio di volte, poi l'abbiamo visto atterrare e quindi è venuto qui a vedere e sembrerebbe che sia un guasto, però non lo do per certo perché non so nulla. Per fortuna che era mattina e non pomeriggio. Meno male perché il pomeriggio col vento c'è un bel movimento di surfisti e cose varie. Meno male. L'episodio è avvenuto durante un volo addestrativo. In quota però qualcosa ha indotto il pilota, per prudenza, ad eseguire la manovra che lo ha portato a posarsi sullo specchio del lago, senza nessuna conseguenza, per fortuna, per cose o persone. Sul luogo sono intervenuti per la messa in sicurezza i vigili del fuoco di Belluno.